Dopo aver danneggiato alcune auto di passaggio in via Cristoforo Colombo con delle grosse pietre, aveva ingaggiato una colluttazione con un appartenente alla Guardia Costiera e con una donna della Polizia Penitenziaria che, dopo essersi qualificati, erano intervenuti per farlo desistere dalla sua furia distruttiva. A finire in manette, grazie all'intervento delle volanti, Anis Giordalè, marocchino di 33 anni, senza fissa dimora. Alla vista dei poliziotti, l'uomo, anziché calmarsi, ha continuato ad opporre resistenze e a inveire contro i due rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno anche riportato diverse ferite lievi. Per il marocchino si sono aperte le porte del carcere.